Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Marina Fantato, specialista in dermatologia e venereologia, dirigente medico presso la SLVCO e in libera professione presso il Centro Medico Unisanus di Milano. Oggi parliamo di un argomento molto interessante, parliamo di psoriasi del cuoio capelluto. Noi abbiamo partecipato recentemente agli incontri dermatologici di Milano in cui abbiamo portato le nostre esperienze cliniche sui vari casi di psoriasi e tra tutti spicca ovviamente la localizzazione al cuoio capelluto perché è una delle più difficili da trattare e in cui il paziente deve ottenere dei buoni risultati. Normalmente le terapie che esistono per il trattamento del cuoio capelluto non sono molto agevoli per il paziente perché comportano il trattamento localizzato e quando si parla di cuoio capelluto significa applicarsi prodotti a contatto della cute del cuoio capelluto, quindi sporcare i capelli. Spesso sono trattamenti prolungati che sono a base per lo più di creme al cortisone o a base di vitamina D. E il paziente ha difficoltà nell'accettare questa tipologia di trattamento. Devo anche dire per esperienza che oltretutto l'efficacia di queste terapie non è soddisfacente. Allora mi sento in merito di proporre un'alternativa invece estremamente efficace, come può essere quella della microfototerapia. La microfototerapia consiste nel trattare il cuoio capelluto affetto da psoriasi, possono essere, diciamo, assoggettati tutti i tipi di pazienti, sia in fascia pediatrica che in fascia adulta, con tutti i vari tipi di psoriasi. La luce emessa dall'apparecchiatura in piccoli spot ha un'azione di blocco sul turnover della cellula psoriasica, bloccando la formazione delle squame spesse e quindi poi il loro distacco che provoca la discesa della forfora, che per il paziente appunto è diciamo, disturbo invalidante. Gradualmente le placche si staccano, il cuoio capelluto ritorna perfettamente pulito, può essere prevedibile un ciclo che può andare da 5-10 sedute, poi un piccolo periodo di mantenimento con sedute molto più diradate, tipo una volta ogni 15 giorni per 4-5 volte. Ripeto, i risultati sono brillanti, sono stabili, solitamente i pazienti sono molto contenti perché hanno un'alternativa che è estremamente efficace. Io vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata.